Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camario, ma prima di cominciare il video vi raccomando di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Oggi parleremo di come ottimizzare la nostra connessione a internet. Il fatto di avere una DSL o una fibra non è detto che abbiamo comunque una connessione scattante e con ottime prestazioni, perché i fattori che contribuiscono alla velocità sono tre, praticamente il download, l'upload e il ping. In pochi conoscono il ping. Prima di cominciare a parlare di ping e di che cos'è, definiamo prima che cos'è per chi non conosce i termini download e upload. Il download si intende il flusso di dati che perviene da internet al nostro computer, in questo caso quando scarichiamo un video, una canzone o riceviamo un'email. Invece l'upload è tutto quello che esce dal nostro PC o dispositivo digitale verso la rete, quindi quando inviamo un video, un messaggio con posta elettronica oppure inoltriamo o cominciamo una live o diciamo una diretta con un video, un po' quello che si fa con Zoom oppure con Skype. Il ping invece che cos'è? Il ping non è altro che il tempo che intercede da il PC alla rete nell'effettuare una richiesta. Per richieste cosa si intende? Se io vado a digitare sopra un browser l'indirizzo di un sito che vado a fare ricerca su Google oppure un sito diretto, è il tempo che impiega dal tasto Enter al server per ricevere l'informazione. Questo tempo è fondamentale perché se il ping è troppo lungo va a influenzare su tutto il pacchetto, quindi sia sul download che sull'upload. Allora, per spiegarvi che cos'è un ping, vi faccio l'esempio pratico di un corriere. Facciamo che un corriere in una giornata ha tre consegne da fare, quindi parte da Roma per arrivare, diciamo, a Napoli in circa un'ora. Ha dei mezzi supersonici, quindi riesce a percorrere 200 km in un'ora. Adesso che cosa può succedere? Il tempo che il corriere scende dall'auto, dal suo mezzo di trasporto, per recarsi verso l'abitazione, lì in quell'istante deve fermare in mezzo, quindi non può più percorrere, cioè andare avanti nella consegna, perché deve consegnare fisicamente il pacco. Che cosa interviene in questo caso? Il tempo necessario per bussare il citofono, il tempo necessario che la signora scende giù per filmare il pacco, prendere il pacco e correre, in quel momento può recarsi nell'autoveicolo e effettuare la seconda consegna. Quindi che cosa succede? Che il tempo perso dal corriere non è stato nell'uso stesso del mezzo, ma nel tempo in cui la persona ha interagito con il corriere, e questo lo possiamo paragonare al ping. Il ping quando più è alto, quando più tempo il computer, il server rimane fermo nel riconsegnarvi il pacchetto del load. Quindi facciamo il caso di un video. Il video non viene inviato nel modo intero, quindi se un video è di un'ora viene defragmentato in vari pacchetti. Questi pacchetti, i tempi di consegna dipenderanno dal ping, quindi se un pacchetto intero ci vorrebbe un'ora, questo pacchetto verrà frammentato con la pausa del relativo ping, quindi non è più un'ora ma diventerà due ore per la consegna effettiva del video sul computer. Che cosa può succedere nel frattempo? Che chi riceverà il video comincerà a vedere degli scatti, quindi il video comincerà a scattare sul computer. Mo se il computer ha una buona capacità di buffer, quindi riesce ad anticipare il carico, allora va bene, ma molti non ce l'hanno perché il buffer non sempre è presente sul computer che riceve il video, ma il buffer è un servizio del server stesso. Quindi mentre il video va avanti il server dovrebbe anticipare il download cioè anticipare qualche secondo per permettere a voi di poter vedere il video in modo fluido. Ma premesso che i buffer non tutti ce l'hanno, tipo Zoom non ha un buffer, neanche Skype, in quanto trasmettono il video in tempo reale, il tempo di ping è quello che si intromette e crea problemi di scatto visivo. Quindi la soluzione è, e c'è la soluzione, di utilizzare un server alternativo DNS. Avete due possibilità: o utilizzare un VPN, i VPN costano perché si pagano, oppure utilizzare un servizio open DNS totalmente gratuito.
Io utilizzo un software molto piccolo che pesa neanche un mega, che effettua un test di ping sui migliori DNS, OpenDNS, e vi suggerisce quello che potete utilizzare con il ping più comodo. Adesso vi faccio vedere un esempio del test di velocità con il ping ottimizzato e senza ping. Potete ben vedere la differenza c'è. Non vi posso far vedere con un test pratico la differenza effettiva perché la cosa diventerebbe troppo complessa per me. Una cosa buona è quella di dotare il nostro computer anche di una scheda video idonea con un ottimo processore GNU. Io di solito uso le Nvidia che sono ottime schede grafiche, ma qualcuno mi dice che anche quelle dei lati non sono male e si trovano anche con prezzi non molto alti. Effettivo, una scheda video Nvidia di base, e per quello che faccio, quindi utilizzando questi software open source, posso dire che va bene. Infatti sto utilizzando Zoom in condivisione con circa 100 connessioni e chi riceve video dal mio PC mi ha garantito che li vede in modo tutto fluido. Poi sempre un consiglio per chi usa Zoom o Skype: quando condividete video, non tanto foto video, di proiettarli con una qualità di 360 pixel, perché è totalmente inutile proiettare video con qualità altissime quando poi i monitor si adattano bene a questi tipi di diciamo qualità visive. A questo punto non ho null'altro da dire. Questo sembra, diciamo, un argomento quasi scontato, ma sto notando che per molti non lo è. Infatti, per chi sta alle prime armi, ha trovato e sta riscontrando molti problemi nel trasmettere video e di utilizzare Zoom. Infatti, in particolare mi riferisco a Zoom, perché in questo periodo di tempo in cui c'è questa pandemia, Zoom è uno dei software più utilizzati. Vi lascio a voi comunque una buona giornata, spero che state tutti bene e vi rammento quello che ho detto all'inizio del video: lasciate un like e iscrivetevi al canale. A voi tutti, ciao!